La piastrinopenia è una condizione che si presenta quando il numero delle piastrine circolanti nel sangue è inferiore a 150.000 per ogni millimetro cubo. Dunque, l'esecuzione dell'emocromo è fondamentale nel percorso diagnostico. La presentazione clinica è spesso caratterizzata da emorragie o sanguinamenti. Si può osservare la comparsa di manifestazioni emorragiche cutanee, dette ecchimosi, petecchie, ematomi, o emorragie più gravi, con perdite di sangue dal naso, gengive o a carico del tratto gastrointestinale o genito urinario. Nel caso particolare della piastrinopenia immune, una malattia rara per la quale Varese è centro di riferimento regionale, la conta piastrinica bassa non si associa ad altre anomalie dell'emocromo. La piastrinopenia immune, inoltre, è asintomatica in un terzo dei casi, dunque il riscontro di tale patologia può essere anche occasionale. Nel nostro centro abbiamo un'equipe ambulatoriale per la cura delle piastrinopenie. Il trattamento viene generalmente intrapreso nei pazienti con conta piastrinica inferiore a 30.000 per millimetro cubo e prevede una terapia di prima linea con l'impiego di brevi cicli di corticosteroidi ad alte dosi in associazione o meno a egivena e trasfusioni piastriniche in caso di sanguinamento attivo. Nei pazienti che non rispondono alla terapia di prima linea o recidivano, nell'ematologia varesina sono disponibili farmaci innovativi impiegati nella terapia di seconda linea, come rituximab e agonisti del recettore della trombopoietina. Un'altra opzione terapeutica per i pazienti recidivati o refrattari è rappresentata dalla rimozione chirurgica della milza. Inoltre, a breve, avremo trial clinici innovativi che prevedono l'impiego di nuovi farmaci per la cura della piastrinopenia immune refrattaria.